Buongiorno a tutti e benvenuti al primo di tre appuntamenti che affronta il tema della Digital and Sustainable Enterprise. Un tema oggi molto importante perché mette insieme il tema della sostenibilità e della digitalizzazione. Sono Carmelo Greco, giornalista del network Digital 360 e iniziamo un percorso insieme a Siemens che ci aiuterà a comprendere come il mondo del blu e del green si conciliano e si integrano insieme. Ho con noi oggi Ambrogio Castiglioni, che è Head of Digital Enterprise, Head of Sales Vertical Markets di Siemens Digital Industries in Italia. Ambrogio, questi due termini, sostenibilità e digitalizzazione, come si conciliano e come si integrano insieme? La sostenibilità oggi pervade quotidianamente la vita economica, la vita civile. E per quanto riguarda l'industria, direi che ci sono dei settori come quello manifatturiero che forse più di altri sono impattati da quella che è la trasformazione dei processi in un'ottica sempre più green e sostenibile. Tre dati. Il 37% dell'energia globale è utilizzata dal mondo dell'industria. Questo provoca un carbon footprint, quindi un CO2 footprint del 20%, quindi l'industria è responsabile del 20%. Il terzo dato, solo il 13% dei rifiuti vengono oggi riciclati. Hai affrontato il tema della sostenibilità dal punto di vista di uno dei pilastri che lo caratterizza, quello dell'impatto ambientale, ma quando parliamo di sostenibilità ci riferiamo a più elementi, come lo stesso acronimo ESG identifica, no? Quindi l'ambiente, ma anche l'aspetto sociale, l'aspetto della governance, sono pilastri che insieme compongono questo che è la sostenibilità intesa a 360 gradi. Come viene affrontata la sostenibilità in questo modo più ampio da parte di Siemens? Siemens è dal 1971 che è partita con dei programmi di sostenibilità. L'ultimo programma nato si chiama Digree, è nato 2 anni fa. Questa parola racchiude 6 lettere, 6 lettere che hanno un significato preciso. La D come decarbonizzazione, la E come ethics, la G come governance, la R come resource efficiency, la E di nuovo come equity e l'ultima E come employability. Quindi a 360 gradi, in modo olistico, abbracciamo tutti questi temi che hai citato. Questo è un impegno preciso da parte di Siemens, abbiamo degli impegni precisi perché il nostro target di sostenibilità è essere net zero carbon footprint entro il 2030, quindi anticipando anche quelli che sono i classici traguardi di sostenibilità e di neutralità per quanto riguarda l'emissione di CO2. E questo è un impegno che perseguiamo in modo sistematico, serio e quotidianamente con tutti questi temi che fanno riferimento a questo programma di Green. Hai parlato della strategia che Siemens attua e non da oggi sul tema della sostenibilità a 360 gradi, ma quali sono allora le soluzioni, le tecnologie, qual è l'offerta di Siemens sul tema della Digital and Sustainable Enterprise e quali le aziende industriale a cui principalmente vi rivolgete? Ci sono parecchi mercati verticali, in Italia li abbiamo praticamente tutti, dall'automotive, food and beverage, al metallurgico, al water, wastewater, al mondo delle batterie, dell'intralogistica. Ne abbiamo identificati 28 mercati verticali su cui ci siamo impegnati a portare le nostre tecnologie. Su questi 28 mercati noi agiamo in sintonia con quelli che sono i nostri orientamenti strategici, che sono 4. Empower people, grow mindset, customer impact, technology with purpose. Mi fermo sull'ultimo, technology with purpose. Cosa significa? Tecnologia con uno scopo. Noi offriamo al mercato da sempre una tecnologia che consenta di migliorare il mondo in cui viviamo oggi e in cui vogliamo vivere anche domani.
Prendiamo un mercato di riferimento, il mercato delle batterie, un mercato emergente, è un mercato molto importante, lo vediamo tutti i giorni con il discorso delle auto elettriche. Oggi come oggi, se guardiamo questo mercato, c'è una crescita esponenziale. Pensate che entro il 2030 serviranno almeno 120 gigafactory nuove da Greenfield, fabbriche che non esistono, 120, è un numero molto elevato. E quindi bisogna approcciare queste fabbriche, questo mercato, con un'ottica green, con un'ottica sostenibile, dall'edificio a come viene ingegnerizzata la linea di produzione, a come viene ingegnerizzato il prodotto dalla batteria, pensando a 360 gradi quello che è il ciclo vita poi del prodotto dalla batteria. Quindi, l'engine della batteria fin dal principio, definendo anche come questa a fine vita può essere riciclata e rientrare quindi nel ciclo produttivo fin dall'inizio. Questo dà un'idea di come oggi, se si guarda a dei nuovi mercati, a delle nuove tecnologie, si può affrontare il tema della sostenibilità. Quali sono le nuove tecnologie? Metaverso industriale. Ovvio che se io faccio questa fabbrica in modo virtuale, avvalendomi delle tecnologie, ad esempio il gemello digitale, sfruttando quella che è la potenzialità dell'intelligenza artificiale, io riesco nel metaverso a simulare vari modelli di fabbrica prima che questa entri effettivamente in produzione, ancora prima che venga costruita. Quindi posso evitare colli di bottiglia nella produzione, posso ottimizzare il prodotto come viene costruito, come viene poi utilizzato, qual è il miglior design del prodotto che mi consente di essere più efficiente poi quando questo viene utilizzato sulle auto. Tutto questo in modo virtuale, quindi nel metaverso. È una potenzialità infinita di simulazioni che io posso andare a fare prima ancora che queste nuove 120-130 fabbriche, Gigafactory, vadano in esecuzione. E questo è un classico esempio di come noi, anche Siemens, aiutiamo i nostri clienti a ottimizzare i loro processi produttivi, il loro prodotto e a essere efficienti e sostenibili nel lungo periodo. Affronteremo il tema del metaverso in una delle prossime puntate di questo percorso che stiamo conducendo insieme a Siemens. Ti faccio un'ultima domanda. Come fa un'azienda oggi a diventare una Digital and Sustainable Enterprise? In altri termini, che cosa consiglieresti a un'industria che si candida a diventare digitale e sostenibile ma che non sa da dove iniziare e come iniziare? Bisogna iniziare, bisogna agire adesso, perché questo è il momento di agire, non si può restare fermi. Noi come Siemens abbiamo recentemente lanciato una piattaforma che serve ad accelerare questa trasformazione digitale in senso sostenibile. Si chiama Xcelerator. È una piattaforma che si basa principalmente su tre pilastri, su tre elementi. Il primo è il hardware e software interoperabile, quindi un portfolio di prodotti hardware e software interoperabili. Il secondo è un ecosistema di partner, quindi ci avvaliamo anche dei partner certificati che possano offrire dei pacchetti software as a service interoperabili con tutto quello che è il nostro portfolio, sia software che hardware, e un marketplace dove i partner, chiunque può andare a mettere la propria soluzione software e quindi venderla e proporla al mercato attraverso questa piattaforma sul marketplace. In questo modo, se si va a vedere poi nel nostro sito di Xcelerator, si riesce anche a capire se io sono un'azienda che è nel mercato verticale del food and beverage, per esempio. Ecco, io identifico il mio mercato verticale, vado ad analizzare quelle che sono gli use case che già sono presenti in questa piattaforma, in modo tale da far riferimento alle mie esigenze di sostenibilità, carbon footprint, di cyber security, di analisi dati.
avendo un'offerta non solo di prodotti software e hardware Siemens, ma anche di quella dei nostri partner certificati che sono in questa piattaforma. In questo modo, in modo semplice, noi pensiamo di riuscire ad accelerare questo processo di trasformazione delle aziende. Poi è chiaro che ogni azienda ha delle esigenze proprie che non per forza sono identiche a quelle di un'altra azienda. Quindi all'interno di questa piattaforma si può navigare e vedere qual è la soluzione migliore che va incontro a quelle che sono le mie esigenze, e da lì poi comincia il contatto con noi, con i nostri partner, per poter andare ad analizzare meglio gli step successivi per cominciare questo viaggio importante nella trasformazione digitale in modo sostenibile. Grazie ad Ambrogio Castiglioni, da cui colgo questo invito a cominciare subito, invito che ovviamente viene rivolto alle aziende che vogliono diventare Digital Sustainable Enterprise. E si chiude così il nostro primo appuntamento in compagnia di Siemens, il primo di tre appuntamenti che proseguiremo nelle prossime puntate. Grazie a tutti.